paese intero con il fiato sospeso. Ma torneremo presto e a testa alta. A produrre nuova bellezza. Con la passione e la determinazione tipici del saper fare italiano e del design made in Florim, che ci rende unici al mondo. Torneremo più forti di prima per guardare al futuro. Buonasera, ancora uno sciopero anche nello sportello cittadino di Iren. L'incontro di questa mattina tra Filcamps CGL di Reggio Emilia e il consorzio Leonardo, che ad agosto subentrerà nell'appalto Custom & Care per la gestione degli sportelli Iren, si è concluso senza un punto di incontro. Il consorzio Leonardo, come spiegato in un comunicato dalla Filcamps, ha confermato la propria posizione così come era stata presentata fin da subito, e cioè l'applicazione del contratto multiservizi, una compensazione salariale assorbibile sul differenziale retributivo e nessuna armonizzazione in materia di permessi. Una posizione, secondo Luca Chierici di Filcamps CGL Reggio Emilia, che nel medio-lungo periodo è economicamente svantaggiosa per i lavoratori. Lavoratori che oggi sono entrati in stato di agitazione ed hanno proclamato lo sciopero. La città di Sassuolo ha migliorato il proprio punteggio nella classifica dei comuni ciclabili, stilata dalla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta. Nel corso della terza edizione di FIAB Comuni Ciclabili, tenutasi in Abruzzo martedì scorso, Sassuolo è passata da 2 a 3 bike smile nella speciale classifica. Un miglioramento di punteggio raggiunto grazie allo sviluppo di interventi a favore della mobilità ciclistica. Nei primi 6 mesi del 2020 a Sassuolo sono state elevate 15 sanzioni per abbandono di rifiuti ingombranti, 13 dalla polizia locale e 2 da ERA. Il vice sindaco Camilla Nizzoli sottolinea come siano stati aumentati i controlli ed indagini, come testimonia proprio il dato relativo al numero di controlli effettuati nei primi 6 mesi dell'anno, che sono 61 contro i 78 dell'intero 2019. Abbiamo deciso un'accelerazione significativa ai controlli e alle sanzioni, spiega Nizzoli, perché non siamo più disposti a tollerare l'inciviltà. Si ricorda che l'abbandono di rifiuti ingombranti può comportare una sanzione amministrativa pari a 300 euro. Lo Sporting Club Sassuolo ha redatto e presentato in occasione dell'assemblea annuale dei soci la prima edizione del bilancio sociale, diventando una delle prime associazioni sportive dilettantistiche ad aver redatto il documento, con un anno di anticipo rispetto alle norme di legge, che lo renderanno obbligatorio a partire dall'esercizio 2020. Andrea, una primizia che viene subito dopo l'annuncio che si riprendeva l'attività, ma una primizia assoluta, forse tra i primi in Italia lo Sporting ha il suo bilancio sociale. Sì, durante il periodo di lockdown io e Ilaria Pongiluppi ci siamo divertiti a realizzare quello che avremmo dovuto fare per il prossimo anno, perché questo documento sarà obbligatorio per le associazioni sportive dilettantistiche a partire dal 2020, quindi col bilancio 2021, e quindi abbiamo realizzato quello che io facevo prima di essere coinvolto qua allo Sporting, tra le altre cose. Quindi abbiamo realizzato bilancio sociale o bilancio di sostenibilità, è un documento molto corposo, molto analitico, che sostanzialmente riconcilia il nostro bilancio economico a
tutte le attività, uno strumento di rendicontazione delle attività sia qualitative che quantitative, a disposizione di tutti gli stakeholders della nostra, diciamo, che toccano con mano il nostro lavoro quotidiano. Per stakeholders intendo prima di tutti i dipendenti, i collaboratori, i fornitori esterni, le autorità, le istituzioni, i giocatori, insomma il mondo sportivo. E questo appunto è un grande documento, veramente mi auto faccio i complimenti, ci facciamo i complimenti, perché è venuto, è molto bello, l'abbiamo messo anche sul palinsesto web scaricabile da parte di tutti, e praticamente dice chi siamo, la nostra governance, cosa facciamo, cosa abbiamo fatto e cosa facciamo e cosa faremo, ed è veramente un documento utile per tutti coloro che vogliono conoscere come impegniamo le risorse di tutti. Diciamo che in futuro questo strumento, che diventerà gradatamente obbligatorio quasi per tutti, questo strumento è anche un biglietto da visita per coloro che devono avere dei rapporti con qualche entità, in questo caso lo Sporting. Sì, certo, un bel biglietto da visita. Alcune aziende prestigiose lo stanno realizzando già da qualche anno. Io sono abituato a leggere i bilanci sociali di tante aziende e devo dire che le aziende stanno appunto facendo un bel salto di qualità, documentando a livello qualitativo e quantitativo quello che fanno, come producono, come riciclano i rifiuti, piuttosto che come le certificazioni che hanno, e anche noi abbiamo provato a fare un esercizio più legato al mondo sportivo, che è il nostro, diciamo, è la nostra missione, e di questo insomma ne siamo veramente molto contenti. Presidente, l'orgoglio di essere tra i primi in Italia, l'orgoglio di aver anticipato nei tempi il bilancio sociale che diventerà praticamente obbligatorio dal 2021. Ci teniamo molto a evidenziare il fatto che il nostro circolo sia uno dei primi, probabilmente il primo in zona a aver redatto il bilancio sociale, con un anno di anticipo sull'obbligo di legge che, salvo proroghe, appunto decorrerà dal prossimo anno. È stato uno sforzo importante da parte dei nostri collaboratori, dei nostri, diciamo così, amministrativi e tutto lo staff. Abbiamo indicato in tutto quello che è la complessità del movimento, tradotto in numeri, che non è semplice, sperando di fare così un omaggio ai primi sei soci e poi tutti coloro che vengono in contatto con noi, per avere una fotografia concreta di quello che è, diciamo così, l'attività da parte del circolo, sia nella raccolta chiaramente dei mezzi necessari, sia nell'impiego, e nell'impiego inteso come valore che viene dato alle singole prestazioni che il circolo eroga a favore degli associati e a coloro che, vedendo le attività che lo Sporting propone continuamente, hanno così un'occasione di svago vedendo sport praticato nel circolo. Sociale vuol dire non solamente i numeri di un bilancio reale, allargato a tutti quegli attori che circolano intorno ad un soggetto, in questo caso lo Sporting, quindi fornitori, clienti, soci soprattutto, e tutto il mondo dello sport, perché Sporting e sport sono due quasi sinonimi, che gira intorno a questo club. Sì, noi abbiamo colto l'occasione nella redazione del bilancio sociale proprio di focalizzare come baricentro lo Sporting, ma baricentro di un'attività che parte da chiaramente in primis i soci, sia, diciamo così, finanziatori che fruttori dei servizi, ma soprattutto abbiamo voluto evidenziare il rapporto che abbiamo con tutti i nostri collaboratori, compresi anche i fornitori. L'ho detto anche all'ultima assemblea, per noi i fornitori sono tutti molto fidalizzati, sono quasi dei compagni di avventura da tanti anni, quindi li riteniamo far parte della famiglia allargata dello Sporting, e questo chiaramente tradotto in termini numerici sembra un po' arido, ma visto nella dinamica, nello sviluppo delle pagine del corposo bilancio sociale, sono circa 90 facciate piene di dati e di connessioni e di spiegazioni ai dati, riteniamo sia una così fotografia molto importante per capire davvero come si svolge l'attività a 360 gradi, partendo dal niente, cioè dalla quota associativa, quindi da denaro, e finendo per servizi e quant'altro. Ed ora passiamo allo sport. Oggi, venerdì 17 luglio 2020, il Sassuolo raggiunge il traguardo dei 100 anni di vita.
Per festeggiare il centenario, questa mattina il Club Neroverde ha presentato al pubblico un logo dedicato alla speciale ricorrenza e da questo pomeriggio invece è online il nuovo sito ufficiale. Anche per questa edizione di Sessuologi TG è tutto, vi ringraziamo per l'attenzione e vi diamo appuntamento a lunedì. Buona serata e buon weekend!